ragazzi, e benvenuti in questo 21esimo episodio della Crazy Loca Pokémon Nero 2. Signori miei, nello scorso episodio, è successo, è successa la Madonna praticamente tra Pokémon che muoiono e fanno cagare e quando muoiono esulto. Evoluzioni a caso totalmente, cioè catene evolutive infinite. E Soak, non lo so, troppa roba. Comunque, signori miei, avete visto il grinding e avete visto quello che abbiamo ottenuto dai due Pokémon che abbiamo evoluto, ossia il nostro Titanic, che sarebbe Regisico chiamato così per evidenti motivi, tipo Spettro Acciaio, signori miei. Statistiche niente male, purtroppo ho una pessima difesa speciale, spero che questo non lo penalizzi come del resto ha penalizzato John Frog. Dalla sua anche, c'è da dire, 222 PS che non sono per nulla pochi, il moveset è quello, mentre poi abbiamo Vulpix che comunque trovate in sidebar senza un soprannome perché, signori miei, dobbiamo ancora evolverlo. Ma ovviamente il Creepy, che è un grandissimo youtuber e che ci tiene i suoi iscritti, ha preso la pietra focaia. Quindi, signori miei, prima di iniziare questo episodio, anche se è iniziato da tipo 5 minuti col grinding, oltre a lasciarvi... siete voi che dovete lasciare il mi piace, io che vi devo invitare a lasciare il mi piace. Quindi lasciate un bel mi piace per questa evoluzione e nulla, rispondete anche alla domanda del giorno, insomma, come al solito, signori miei. Evoluzione di Vulpix, se è di nuovo non random, cioè se è di nuovo un Pokémon che si può evolvere, bestemmio. No, invece è un Whiskash. È un Whiskash e per Whiskash, raga, c'ho anche il soprannome perfetto. Per Whiskash ho il soprannome perfetto, lo trovate in sidebar ed è Majin, signori miei, perché come i migliori di voi avranno notato, o comunque i più attenti, non per forza i migliori, questo Pokémon ha una fottuta W in testa. Comunque tipo buio. Interessante statistiche, oddio, è un tank della Madonna. Sì, abbastanza. Ha le difese molto più alte delle altre statistiche, poi ha una velocità niente male. Bene, buono, devo dire che è un buon Pokémon, signori, perché poi anche il Red Drago che si abbina perfettamente al suo essere difensivo, in quanto il Red Drago toglie sempre, se non sbaglio, 40 PS. E appunto, signori miei, il fatto che non venga influenzato da una statistica di merda che potrebbe avere in attacco è un fattore molto utile. Comunque, prima di iniziare, respiriamo perché non stavo respirando per dire ste cose. Prima di battere la palestra andremo a fare un pochino di esperienza su questo percorso. Percorso sul quale si trova anche Cesare della Cheslock. No, dicevo, percorso sul quale si trova anche il centro commerciale, che se non sbaglio ha l'utilità di permettere, oltre vabbè a prendere i soliti strumenti, ha l'utilità di poter permettere a Rotom di prendere le sue... Oddio, ha Pigrone come abilità. Quanta sfiga devi avere per avere Pigrone come abilità, lo sai solo tu, figliolo. Solo tu. Vabbè, signori miei, dettagli. Abbiamo sconfitto questo. Io direi che li affronto tutti molto velocemente. Direi che faccio anche un bel corso per eliminare la dislessia, perché ho già sbagliato 300 parole dall'inizio di questo episodio. E nulla, che altro dirvi? Sì, vi stavo dicendo di Rotom, gli permette di assumere la forma taglierba, la forma microonde, la forma lavatrice, insomma, le solite. Qua abbiamo un Tartwig che farà, a mio avviso, una fine di merda perché morirà male. Cynthia si busta. Tra l'altro, signori miei, mi avete fatto notare nei commenti dello scorso episodio che Cynthia è effettivamente un po' calata, il che è normale perché comunque il livello della serie è aumentato, però c'è da dire che comunque è un membro quasi storico del nostro team, non ricordo quando l'ho ottenuto, ma mi pare forse a Libecciopoli, se non sbaglio. Percorso 16, sì, lì per lì. E nulla, signori miei, quindi essendo che l'ho ottenuto a Libecciopoli e ormai è un veterano del team, non lo toglierò mai a meno che non schiatti, allora lì a quel punto è un altro discorso. Cattura! Cattura. Vabbè, Togepi. Questo qua non si evolve nemmeno perché tanto deve evolversi per felicità. E figurati se si evolve per felicità. Figurati. Ora che diventa felice sto coso è morto. Dai, cacciamo gli sta Ultra Ball. Tra l'altro, ragazzi, ho due Master Ball, cioè cosa mai vista. Ok, perfetto, preso. Vabbè, vediamo il tipo così per sfizio. Ma perché tutti di tipo normale in sto gioco? Sono anche le 9 e un quarto di sera. Ho la fortuna di non avere... Non posso dargli il soprannome. Ho la fortuna di non avere in casa nessuno. Non vorrei far arrivare i carabinieri perché urlo troppo, sapete com'è. Quindi se possiamo evitare di trovare certe merda... Adesso guarda, il Gesù Cristo trovo.
No, tranquil. No, Unfezant, che cosa dico? Madonna, sto impazzendo, signori miei. Troppi Pokémon. La settima gen mi ha dato la testa. Non riconosco più i. Cioè, gentilmente, mi fai fuggire. Grazie. Oh, Madonna. Questi Pokémon così buoni e magnanimi con me stesso. Non lo so. Sto impazzendo. Sto sparlando come mio solito. Sto sbagliando le parole. Non so l'italiano. Qualcuno mi appenda a un muro, vi prego. Ah, ok, perfetto. Qua c'era la cava. La cava? Ho un vuoto di memoria allucinante. Perché in sto gioco non c'è sta cava? Perché l'ha rimossa? Perché su sta cava vi ho già raccontato la storia. Ma è una storia parecchio interessante. Perché tecnicamente in Pokémon Nero avrebbe dovuto contenere il leggendario Terrakion. Poi per far assomigliare di più un Imacanto, Terrakion è stato messo alla Via Vittoria. Di conseguenza questa grotta qua era totalmente inutile. E allora in Pokémon Nero 2 l'hanno levata, giustamente. Nel frattempo, Cynthia le sta prendendo di santa ragione da un Miss Magius. Ora, non che la cosa mi preoccupi perché tanto ho ancora tanti PS, ma io direi che posso anche mandare Vaiolo contro sto Miss Magius. E buona, no? Rivincita di tipo drago. Lo so perché ce l'ho come MT. Giudizio. Cioè, raga, allora parliamone un attimo. Cioè, allora, Vaiolo avrà tutti i difetti di sto mondo. Sarà un Pokémon cancro. Avrà pochi PS. Però, boh, raga, è devastante. Cioè, io veramente non ho parole per sto Pokémon. Tra l'altro, mi sono accorto che Whiskas, o meglio, il nostro Majin. C'ha ancora il condividi esperienza. Ora glielo togliamo perché direi che ne hai già preso abbastanza di esperienza. Un conostropoli, un po' fuori sede, mi dicono. Col camioncino dei gelati siete andati un po' troppo lontano. Risparmiatevele certe cose. Allora, vediamo chi altro si poteva trovare. Magnezone, perché non Magneton? Questa, raga, è una bella domanda, effettivamente. Me la sono chiesta, me la sono posta questa domanda. Ci si chiede una domanda? No, ci si chiede una domanda, sì, è giusto, in teoria. Ok, mi sto facendo tantissime paranoie in questo periodo con l'italiano, non so neanche per quale motivo. E allora, signori miei, nel centro commerciale per ora non ci vado perché in realtà non ho voglia e perché vorrei fare anche la palestra in questo episodio. Guardate che culo aver trovato il conostropoli proprio adesso. E quindi nulla, il centro commerciale presumibilmente lo utilizzerò per allenarmi in futuro. Battiamo gli allenatori su questo percorso e poi ce la fuggiamo tattici. Ok, fermi tutti. Ferro palla, oddio, cioè perché non riesco a trovare uno strumento utile nella vita? In quanto velocità e impeto non mi batte nessuno, mi fa piacere, adesso ti prendo a schiaffi però. Oh, sì, no, va bene, no, va bene, 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 mi piace, cazzo, mi piace. Mi piace. Sto aumentando la difesa. Oddio, caduta massi fa tantissimo però. Questo o non ha difesa, però ha trespolo. Cioè, io non ci voglio credere. Allora. Non, ok, fai 5 colpi, ti prego. 3? Vabbè, va bene anche 3. Non fare trespolo. Ma come sintesi? Ma no! Ma no! Ma no, penso che. Penso. Ma cosa? No, cioè, vabbè, siete fuori. Siete totalmente impazziti. Io non ci voglio credere. Cioè, non voglio credere a quello che ho visto. Stavo dicendo, è illegale mettere un Pokémon con due mosse che ti curano. Avete visto tutti quello che è successo. Io veramente non ho parole. Sorvoliamo, mettiamo davanti Titanic, così lo proviamo un po', signori miei, ma. Dio mio, cioè io non so quello che ho visto, cioè vorrei non saperlo, ma Madonna, raga, vabbè. Proseguiamo, cioè questa serie è proprio pazza. Io lascerei anche in questo caso un bel mi piace per quello che avete visto. Tra l'altro, visto che gli episodi in cui vi ho chiesto di raggiungere 100 like li hanno raggiunti, quindi ve lo chiedo anche quest'oggi, lasciate questi 100 like perché così cresciamo tutti insieme, cresce il canale perché i video vanno bene e così almeno festeggeremo grandi traguardi, vi porterò speciali, insomma, tutto quanto sarà migliore per tutti. Detto ciò, no, Vendetta non te la insegno perché Vaiolo, raga, non si tocca, cioè c'è il moveset di Cristo. Ok, però stava per morire, è ottimo. Ottimo proprio, ma per il cazzo mi dicono. Allora, vediamo con Titanic cosa riusciamo a fare. Allora, io andrei di un troppo forte ignorante.
Curiamo Vaiolo con l'iperpozione, lui va di troppo forte, perfetto, guarda, sei proprio il miglior cecchino che io abbia mai visto sulla faccia della terra. Raga, se questo episodio non avrà nulla di particolare, penso di chiamarlo tipo, non lo so, qualcosa legato a quel o perché, cioè, capite che è assurda una roba del genere. Cioè, aveva Trespolo, Sintesi e fottuto Cova Uova. Cioè, boh. Vi rendete conto che con un Pokémon del genere io posso stallare fino alla morte? Cioè, non basta, le battaglie durano fino all'infinito. Cioè, sfondiamo la barriera del tempo. Minor Ball. Avrei voluto un altro Pokémon che inizia con M, ma aspetta, quel coso lì come lo raggiungo io? Ah, lol, vabbè, raga, lo prendo fuori parte. Ormai ci metto troppo tempo. Signori miei, siamo circa 10 minuti, che col grinding all'inizio saranno 12/13. Perché poi ci metto anche le intro, quindi sì, facciamo 13. E nulla, direi di avviarci verso la palestra, sperando di farcela in un tempo relativamente breve. Siccome non voglio fare solo questo per quel percorso, perché ormai ci siamo andati via. Siccome non voglio fare solo quel percorso in questo episodio, ci tengo anche a provare a fare la palestra. Tanto gli allenatori, raga, come al solito, li velocizziamo. E sì, allora, raga, sappiamo tutto. L'acqua fresca, perfetto. L'ho comprato per 2 crediti al Fantacalcio, levati. Appunto, si diceva agli allenatori, tanto, raga, ve li velocizzo tutti abbastanza tranqui. E poi dal capo palestra vediamo di prenderlo a botte. Tra l'altro, la palestra di Bore Duopoli dovrebbe essere cambiata. E dovrebbe essere molto più intuitiva adesso, cioè non più un casino. Intanto sto Pokémon qua a un livello che non mi piace ed è di tipo spettro. Ok, il fatto che sia di tipo spettro mi concede un bel terremoto. Quindi ciao, è stato un piacere e regge, ci sta. Terremoto, vai giù. Ok, perfetto. Nonostante 2 Cotton Spore, Vaiolo era comunque più veloce di te. Io personalmente mi sentirei veramente schifoso. Ora, fermi. Dovrebbe salire così. Ok, allora, vediamo un po'. Sì, esatto, è molto più intuitiva perché si può fare, cioè, praticamente tutto automatico, no? E ti indica già le strade. Primplup, nel frattempo, la Prevo di Cesare, che abbiamo incontrato all'inizio di questo episodio. Proviamo un terremoto così, su 2 piedi, over 2 feet. Non farlo mai più, muori. Adesso, immaginatevi, non ha effetto, mi sciotta, Dio mio. Magmar! Però, io lo tolgo perché... Perché altrimenti ammaliamo tutti. Cioè, non si può fare una roba del genere, capite? Ma andiamo Mewtwo, che penso sia ufficialmente, dopo la morte di Adamo Buono, il membro che è in squadra da più fottuto tempo. Io vi ricordo che questo Mew, per chi non avesse seguito la serie dall'inizio, è stato il secondo Mew che ho ottenuto. E, cioè, non vorrei dire in quale serie uno YouTuber vi ha portato. Tanto questa qua ci specificano che è donna, come al solito. In quale serie uno youtuber vi ha portato un team con 2 Mew? Cioè, spiegate. Trovatemene uno. Se me ne trovate uno, vi giuro che vado da questa persona qua e gli porgo le mie scuse. Ora, mi sono accorto, nel frattempo, che io non ho pozioni. Quindi probabilmente io penso di tagliare tra un attimo. Cioè, almeno quando arrivo dal capo palestra, taglio, vado a prenderle. Ci sta. Bisogna essere obiettivi. Ma mi ha arato. Cioè, Vaiolo non l'ha neanche visto partire sto colpo. Cioè, parliamoci chiaro. Vabbè, ottimo. Avevo detto in sto episodio. Forse l'ho detto addirittura all'inizio dell'episodio. Magari poi muore. Lol. Mai a starsene zitti. Ah, Gesù, 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 Gesù. Che vita di merda. Mandiamo Whiskash che dovrebbe reggere abbastanza bene. Poi tanto sto qua si sta sputtanando l'attacco. No, cioè, no. Cioè, no. Raga, no, vi prego, non è possibile. Muori! No, Gesù Cristo. Puoi morire? Fuoco fatuo. Cristo! Madonna Dio! È di tipo metallo e acciaio sto coso.
Devo provare a mandare Mewtwo e a provare a fare un Iperzanna. Energisfera, reggi, 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 reggi. Ok. Muori. Muori. Devi morire. Male. Ok, perfetto, ci siamo capiti. Dai, raga, ne ho persi due di nuovo. Non ci voglio credere. Ma poi Vaiolo, raga, mi stavo affezionando un sacco, era fantastico. Purtroppo il brutto delle challenge è proprio questo, che non fai in tempo ad affezionarti un Pokémon, a elogiarlo, che poi ti arriva un Mewtwo, ti fa Dragon Ball e ti ammazza. Ok. No, non mi starei dicendo che le prossime battaglie... Ti prego, no, non l'ho letto davvero. No, se le prossime battaglie sono... Se le prossime battaglie sono a rotazione, ce l'ho nel culo perché ho solo 4 Poké. Dio caro. Allora, con calma, ora ci andiamo a curare e andiamo a depositare i due morti. Nulla. Ah, che schifo di vita. Cioè, allora, la morte di Vaiolo ci sta, va bene. Mi ha mandato in campo Mewtwo, mi ha fatto Dragobolide. Io non è che potevo far molto. Cioè, potevo switchare, ma avrebbe potuto morire qualsiasi altro Pokémon. Cioè. Capiamoci. E lui ci sta. Mal critical dopo due diminuzioni di statistiche su Whiskas, su Majin. Com'è possibile? 14 morti in questa serie. Va a finire che superiamo la scorsa Crazylock. Vabbè, raga, vedrò chi prendere tra di loro comunque, eh. Sceglierò uno. A sto punto, raga, mi avete detto tra l'altro di tenere Girafarig. Cioè, o meglio, siete stati un po' combattuti anche in questo caso, però alla fine hanno prevalso quelli che hanno detto tienilo, perché effettivamente è più lento, può comunque non attaccare. Poi, raga, per Forcorn ovviamente con quel Girafarig, cioè, non lo utilizzerò sempre, mi sembra ovvio. Detto ciò, affronteremo questa palestra. Non ho preso i rimedi, mannaggia a me, che cazzo, ero già lì, dovevo sempre perdere tempo. No, vabbè, approfitto di questo spazio per dirvi che appunto allenerò i Pokémon, ma soprattutto, diciamo, non usufruirò sempre della... Che cavolo faccio? Devo prendere le pozioni. Non usufruirò sempre della mossa per Forcorn, ma solo in casi di estrema necessità, un po' come facevo con la ghigliottina di Tortora, ciao, di Trottola. Tortora è la mia prof di storia. Sto decisamente impazzendo, la scuola mi sta dando alla testa. Purtroppo, signori miei, è così, è così. E la scuola sta dando alla testa anche a YouTube, perché non so se avete seguito i miei video ultimamente, spero di sì. In ogni caso, vi ho parlato del fatto che con la scuola, ci sono in alcuni casi, vi ho parlato del fatto che con la scuola c'è una diminuzione di... Aspettate, però. Qua come si proseguiva? Ah, si è spostato il tipo forse, no? Quindi come funge la cosa? Ah, ok, così funge, ottimo. Mi sa che, raga, queste sono battaglie a rotazione, quindi io un po' di ansia in effetti ce l'ho. Allora, andiamo con loro, cosa devo fare? Le lotte in triplo, tua madre è troia! Tua madre è troia, altro che lotte in triplo, Trisom, tua madre. Oh Gesù. Speremva. Speriamo di non prenderlo troppo in quel posto. Allora, provo un pallaclima così diretto. Non saprei neanche cosa fare io, raga, sinceramente. Provo un Ventargente per boostarmi, ma... Allora, Fanghi... Minchia. Ok, colpisce solo Mewtwo, per fortuna, perché... Io... No, 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 ti prego. Boostati, ti prego, fagli malissimo. Cristo Dio. Cristo Dio. Non so se mi sono spiegato bene. Allora, dobbiamo... Ok, allora, perfetto. Stiamo reggendo abbastanza bene, a parte Mewtwo. Non gli faccio nulla, non ci crederò mai. Ok, soffre tantissimo. Sì, è andato giù. Ok, quell'Iperzanna contro chi va? Non gli ha fatto nulla. Ok, calma. Tu puoi attaccare. Tu devi curarti. E io con te provo un caduta massi su quel Beedrill. Allora, Mewtwo si cura. Ah! Ok, colpo. Sì, bravo Titanic, grandissimo. Grandissimo, caduta massi.
E non gli faccio assolutamente nulla. Che bella la vita. Ombra artigli, fermi. Allora, ora dovremmo essere messi bene. Vent'argento, non lo so. Botta, non lo so. Devo inventarmi qualcosa. Coso è confuso. Amen. Succede. Muori. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oddio. Sinti a livello 47. Perfetto. Sfidare Aristide è un grande onore. Ma prima mi sa che devo affrontare l'altra tipa. Allora, fermi. Curiamoci tutti, e dico tutti, i Pokémon che hanno PS giù. Dio mio, raga, affrontare Aristide con 4 Pokémon sarà difficilissimo. Difficilissimo. Veramente, io ho seriamente paura. Lotta a rotazione. Vediamo un po'. No, c'è. No, vabbè. 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 Cioè, io cosa devo dire? Cosa devo dire? Evita l'attacco. Io non lo so, raga, ditemi cosa devo dire. Cioè, due leggendari e la prima mossa, tra l'altro, ha missato. Ma io ho evitato pure di dirlo perché tanto ormai. Signori miei, va detto che questo itran quasi va giù. No! Ho miscliccato. Magari mi va bene, però, chissà. Aspettate, non cantiamo sconfitta. Come cazzo ho fatto a buttarlo giù? Aia. Aia, 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 aia. Fa malissimo. Ok, raga, però questo Itran qua a regola dovrebbe morire. Perfetto. Iperzana dovrebbe mandarlo a casa. Ok. È morto. È morto. Livello 48 per Mewtwo. Perfetto. Magmar. Giro su Cynthia. E provo un caduta massi. Avrebbe potuto fare qualcosina in più. Ok, si è locato in rotolamento. Perfetto. Perfetto, ho il tempo tranquillissimo di mandare Mewtwo e mandarlo giù. Rotolamento so di per certo che è di tipo acciaio, perché ce l'aveva. Ce l'aveva. Sapete che non ricordo chi ce l'aveva, però ce l'aveva sicuramente qualcuno. Ragazzi, non ricordo assolutamente chi avesse il rotolamento. Forse Vaiolo. Ok, adesso si può andare da Aristide, signori miei. Probabilmente anche questo episodio sarà di 30 minuti, ma dettagli. Ormai, raga, avete capito che gli episodi della Crazy Lock funzionano così perché ci sclero talmente tanto nelle battaglie che ormai ci perdo l'esistenza. Cioè, è già buono che ce l'avi. Che cosa bella. Ok, signori miei, tra l'altro non so se avete visto l'episodio di Generazioni, di Pokémon Generazioni, sì, appunto, in cui appare Aristide, ma quanto carisma questo personaggio. Ti do il benvenuto, io sono Aristide, il capopalestra di Boreduopoli. Come sindaco mi occupo dello sviluppo della città, come allenatore tento di diventare sempre più forte. Ciò che cerco ora è un giovane allenatore, in grado di mostrarmi un futuro radioso. Sarebbe bello se fossi tu a mostrarmi quel futuro, come ha fatto Iris. Piccolo preambolo di chi sarà Iris, nel frattempo Dudley. Comunque, signori miei, dopo questa battaglia ci sarà Aristide che dovrà dirci qualcosa di particolare, ma probabilmente lo scopriremo nel prossimo episodio. Porca troia, perché sono ovunque sti leggendari. Ovunque, ne ho incontrati tipo 5 in sto episodio. Oddio mio. Allora, proviamo un Zampillo Lunala, così dal nulla, vediamo quanto riusciamo a fargli. Wow, rafforzatore, bello, che cazzo hai fatto? Ti sei fuso con un Metapod. Allora, muorici, perfetto, il primo è andato, ottimo così. Musharna, Musharna, boh, ma io continuo a usare Zampillo avendo la vita al massimo, raga, cioè. Difesa speciale cala di molto. La cosa non mi fa per nulla piacere e quindi switcho. Switcho per mandare Mewtwo, di cui mi fido ciecamente, signori miei. Minchia, livello 48, raga, ma io non capisco perché i livelli sono così alti. Cioè, io non me lo ricordavo così alto sto gioco. Cioè, no, sul serio. Gemofo. No! No! Non ci voglio credere, ma com'è possibile? Com'è successa una roba del genere? Cioè, io. Boh. 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 Non me ne capacito. Come ha fatto a morire? Platino,
poi Plasol, poi mi piglia pure per il culo, manda Plasol. Io, ragazzi, non ho fottutissime parole per descrivere quello che ho appena visto. Sul serio. Non so cosa dire. E ragazzi, è morto. È morto Mewtwo. Non ho parole. Davvero. Non so, cioè, non mi capacito di come possa essere morto. Cioè, che poi ha attaccato l'Unala e non gli ha fatto niente, capite? Cioè, ma avesse shottato anche l'Unala. Vabbè, se mi avesse shottato anche l'Unala, vabbè, c'aveva l'attacco della Madonna. Ma non l'ha fatto! Ah, Dio mio, Dio mio, Dio mio, che schifo di vita. Allora, andiamo un attimo a vedere i Pokémon che abbiamo nel box, signori miei, sperando che nessuno ci rompa le balle in mezzo, ma in teoria dovrebbero farlo, se non sbaglio. Esattamente. Ti accompagno fino a casa mia, seguimi. No, in realtà vorrei andarci nel prossimo episodio a casa tua. Me lo permetti? Me lo concedi gentilmente? Sì, grazie. Allora, nel prossimo episodio andremo a casa di Aristide e, signori miei, vi assicuro che si sbloccherà un tassello importantissimo della trama. Detto ciò, vado a depositare Mewtwo. Vado a depositare Mewtwo. Abbiamo perso entrambi Mew, signori miei. Io veramente non so cosa dirvi. Penso che adesso me ne sbatterò altamente e allenerò i Pokémon fino allo sfinimento, signori, perché non voglio più che si ripeta una roba del genere. Assolutamente. Nulla, i sostituti qua penso di mettere in squadra sicuramente Girafarig a sto punto. Anche perché ha un buon typing. Se non fosse per il fuoco, vabbè. Arbok entrerà in squadra e si contenderanno il posto uno fra Porygon 2 e Soak. Anzi, magari li guardo un attimo adesso. Dato che tanto, se non sbaglio, Porygon 2 non si può evolvere. Cioè, non è che non si può evolvere, non si evolve per motivi a me sconosciuti. Sì, figa, non ha difesa speciale sto coso. Dio buono. Vabbè che è anche di livello più basso, però Soak è molto più completo. Quindi, raga, di base penso di prendere Soak. Quindi nulla, saranno probabilmente loro tre i nuovi membri del team. Ragazzi, sono davvero dispiaciuto. Davvero, davvero dispiaciuto. Io comunque vi do appuntamento al prossimo episodio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, un bel mi piace anche per i nostri tre morti di quest'oggi e per Vaiolo che purtroppo ci ha lasciato. Vi stavate affezionando, lo so, non è colpa mia. Purtroppo, quando si incontra un Mewtwo con Dragobolide, funziona così. Nulla, rispondete alla domanda del giorno, passate ai social che trovate in descrizione e noi ci becchiamo in un prossimo video.